Duran Duran, Ordinary World, Laura Stellin, che è veramente la numero uno, era riuscita a contattare i ragazzi di Poracci in Viaggio, che in questo momento sono in viaggio, ragazzi. In Asia, zaino in spalla, e hanno solo il wifi dove poter fare una connessione. Ma allora sono dei fighetti col wifi, eh? No, non è loro. No. Dove trovano il wifi? Quindi la telefonata è tipo ciao, niente. No. Se sei veramente un Poracci in Viaggio, mandi un cablogramma. Con le cartoline. La cartolina guarda che costa la cartolina, comunque è un euro di costa, parte. Costa tantissimo. Messaggio per gli stranieri, lo facciamo in italiano, ma i francobolli li potete comprare anche in tabaccheria. Li vedo spesso fare file chilometriche alle poste per comprare un francobollo. Certo. Io però non glielo dico, mi godo la scena. Messaggi 342 000 700, non sappiamo a chi dare i resti, se ne sono arrivati a migliaia. Sentite. 1988, viaggio della maturità in Corsica, era d'obbligo comprare la gazzetta, certo, naturalmente quella del giorno prima. Sì, l'ultimo giorno, pur di prendere la gazzetta, pranzammo e cenammo con un ciupa ciupa a testa. Passato. Ah, che schifo! No, a testa. A ognuno il suo ciupa. Il suo apporto calorico, giusto? Proprio la gazzetta del giorno prima. Arriva tardi. Arriva il giorno dopo, ancora vai. Bella trio. Bella. 20 anni, viaggio in Irlanda, ostello. Una cosa tipo 8 euro a notte, una cosa del genere. Ostello pizzeria. Era un ostello, i gestori facevano la pizza e la rivendevano una cosa agghiacciante. Agghiacciante. Sei pure adesso. Fortunato, servizio in camera quasi. Come no, pizza agghiacciante. L'ultimo messaggio e poi ti devo la parola, Previ. Costa Brava 2008, 14 persone. Una bella comitiva, viaggio aereo, andata e ritorno, noleggio auto e il fitto di una villa con giardino e piscina, 243 euro a persona per 10 giorni. Questo è quello che facevamo anche noi, no? Cioè, se affitti una casa e sei una decina, chiaramente ammortizzi. Però sì, quello sì, però ha messo anche tutta una serie di altre cose. Noi non arriviamo andata e ritorno. Come avete volato? C'è chi ha fatto di meglio. O di peggio, naturalmente. 20 anni fa, Riccione, a mangiare per 7 giorni Nutella e Palicao. Speso 7.000 lire. Mamma mia, che dieta. Però dipende quanti anni hai. Infatti, ci stanno. Cioè, l'energia le hai. Poi dopo il fiato lo butti. Interrail, primi anni 2000, si parte da Giulianova in Abruzzo con soldi contatissimi dopo varie vicissitudini tra Lugano, Zurigo e Copenaghen. Vogliamo sapere perché, certo. Passiamo l'ultima settimana tra Amsterdam e Berlino con un Twix in 2 al giorno. Vabbè, una barretta a te e una barretta. Ecco perché lo facevano sedere. Non ho mai capito. Ma che viaggio avete fatto? Regalo, Berlino, vabbè. Prima vacanza. Certo. I vizi costano. Prima vacanza all'estero, Jared Mar, B&B a 9 euro a notte, camera da 4, unica finestra, vista vano ascensore. Buongiorno, ragioniere. Ah, salgono al terzo. Se paghi poco, secondo me non tira. Non tira niente. Poi, Canaria, 100 euro andate e ritorno ad agosto l'aereo. Agosto, partenza da Venezia passando per Minsk, 16 ore. Vabbè, però poi c'è. Però dai, però ci sei arrivato. Avevi un po' come dire deviato. Lanzarote, una settimana a volo e residence, 120 euro. Mangiando il muschio della piscina, grattandolo. C'era pure il proteico. Leccando l'Ikeni. Però incredibile. Arrivato Formentera con un low cost, il mio amico Pango, pur di risparmiare, arrivava alla discoteca sulla spiaggia via mare, tuffandosi dalla spiaggia continente e nuotando con maschera e boccaglio di SpongeBob. Ecco come si asciugava. Piegatura. Eccolo qua, il mio amico Luchetto risparmiava sempre in viaggio. Trovò un campeggio in Slovenia a 140 euro per 3 settimane. Per Mazza. Tre. La spiaggia era in Croazia. Autostop e un agevole scavallamento della frontiera. Gli spalloni. La responsabilità delle persone.